farei per questa prima parte del viaggio per tutti quelli che sono intervenuti al microfono del pullman dicendoci delle cose molto molto significative che ci hanno preparato a vivere queste ore che passeranno velocissime. Proprio io chiedo di mostrare questo riconoscimento anche per invitare altri e altre a fare degli interventi quando siamo in pullman, in maniera tale da conoscerci e anche da avviare quella conoscenza di una esperienza dolorosa, ma che noi dobbiamo portare come motivo per un impegno anche di vivere bene insieme. D'accordo? Bravo. Quindi prendere il palazzo. Questa cerimonia che penso ci coinvolge tutti su Amatmac a 2400 metri nei luoghi dove c'è stato questo immane disastro che è costato la vita a 88 lavoratori, la maggior parte italiani e tra questi moltissimi della 18 della provincia di Belluno. E ci eravamo visti 5 anni fa per il 40esimo con alcuni di voi, con molti di voi. Noi ogni anno comunque siamo sempre a Matmark perché è diventato un appuntamento importante per la comunità italiana per riflettere su quell'avvenimento, ma anche per trovare, come si dice, risorsa e forza per portare avanti quelle che sono le politiche che riguardano i nostri connazionali all'estero. Gentili signori e signore, caro padre Costante, buonasera. Da parte mia e di tutta la comunità italiana dell'Alto Vallese, do a tutti voi un caloroso benvenuti a questo incontro per la ricorrenza del 45esimo anniversario della tragedia di Matmar. Era il 30 agosto 1965, quando 88 lavoratori, di cui 56 italiani, morivano straziati sotto metri e metri cubi di ghiaccio, roccia e fango. È bello ed importante incontrarsi per un saluto, per uno scambio di opinioni, semplicemente per mantenere contatti. Ed è ancora più importante per ricordare un pezzo della nostra storia. Una storia a volte triste, la nostra, e piena di lacrime. Una storia di milioni di persone che partivano pieni di speranza per cercare un po' di fortuna ed un futuro migliore per loro ed i loro cari. Partivano lasciando le loro poche cose ed i loro grandi affetti, con la valigia piena di umiltà, per andare in una terra che non era la loro, a loro sconosciuta, un'altra cultura, una lingua diversa. Un viaggio della speranza, duro e pieno di sacrifici. Buonasera a tutti, ben arrivati. Spero che il viaggio sia stato buono fin qui, il tempo che ha accolto un bellissimo sole, come spesso succede nel Vallese, e siamo contenti che anche il sole c'era per accogliervi. Allora, non farò un discorso perché ce ne saranno tanti domani, ce ne saranno di autorevoli, di importanti. Io vorrei semplicemente e molto calorosamente dirvi un grazie sentito, un grazie per la vostra presenza. Qualche volta i nostri connazionali hanno solo bisogno della nostra presenza. Vi ringrazio di esservi giunti a me in questa occasione per far sentire che lo Stato c'è in queste occasioni. L'altro pensiero che mi è venuto, che volevo dividere con voi, è appunto un pensiero. Sono fermamente convinta che quando le gioie si dividono,
queste si moltiplicano. Per quanto riguarda il dolore invece, sono altrettanto convinta che si fraziona se lo dividiamo. La tragedia di Mark è un grandissimo dolore per tutta la nostra collettività, e più siamo a dividerla e sicuramente sarà più sopportabile per tutti quanti noi, per tutte le famiglie che soffrono ancora di questa tragedia. Le parole più belle e i sentimenti migliori li avete già sentiti, e certamente non spetta a me star qui a ripeterli. Ovviamente il mio benvenuto è a Sua Eccellenza Monsignor Hendrik, Vescovo di Feltri Belluno, che è venuto con la sua comunità al Parco di Feltri, come anche al coro che ci rallegrerà questa serata mentre vedremo le proiezioni dell'anno 2000, vero? 2005. Io come missionario voglio dirvi un particolare, che quando ci sono i giubilei c'è sempre una manifestazione solenne ed è giusto. Ma come è stato ricordato, noi ogni anno ci portiamo al piede di quella roccia o di quel ghiacciaio, che ti perdono se l'hai chiamato cattivo, ma il ghiacciaio non è cattivo, è stato l'uomo, come hai anche sottolineato, che non sa apprezzare e conoscere la montagna. Ogni anno noi siamo là. Siamo là sì per ricordare, come è stato detto, ma siamo anche per pregare. Perché vedete, anche se sono passati 45 anni, non è che si vada per pregare per il suffragio, non so, di qualcuno che ancora non è dipresso alla santità di Dio, ma si va a pregare per il mondo intero del lavoro, per coloro che ancora stanno lottando per la loro sopravvivenza, per il pane quotidiano, che stanno soffrendo ancora per la lontananza, come è stato pur detto. E sappiate, miei cari, che siete venuti da Belluno, che ogni anno ricordiamo i vostri cari defunti. E questo è l'omaggio più bello che la Missione Cattolica Italiana possa fare in queste circostanze. Amici. Accolti magnificamente, con un clima
commosso, mesto, ma anche festoso. Siamo veramente contenti di trovarci qui con voi questa sera per una rievocazione piena di suggestione. Siamo un pullman di persone. Io ho avuto il dono di immergermi nel clima anche di questo folto gruppo costituito da superstiti, da parenti molto prossimi, fratelli, sorelle, figli. Abbiamo già vissuto anche nel pullman, durante il viaggio di arrivo qui, momenti molto intensi e toccanti. Si tratta veramente di trasmettere alle nuove generazioni. Abbiamo una famiglia di 5 persone, con il più giovane di 7 anni, il ragazzo della sua foto, attentissimo a tutto, e sentiamo, e anch'io sento, in solidarietà con chi ha sofferto di più e con il vescovo mio predecessore, il Monsignor Gioacchino Mucci, l'urgenza di consegnare quello che sta nel cuore di tante persone della nostra terra per le ferite ancora aperte. C'è un antichissimo detto, già in lingua latina, ma tradotto in italiano, che dice: le parole volano. Ma posso dire che dentro di me, anche questa sera, ma poi nei racconti anche a tu per tu in questo viaggio che noi stiamo compiendo, che le parole alle volte sono come macigni, o se vogliamo sono come, nei momenti di dolore, cupature enormi di ghiaccio che pesano, ma nello stesso tempo fanno anche cercare quel clima e quelle motivazioni di speranza che sono state richiamate anche stasera. Io ringrazio tutti, ringrazio Padre Costante per le parole che ci ha detto. Il mio saluto e la mia intima solidarietà con tutti gli italiani che sono qui, con la comunità così ben animata, come abbiamo sentito, gli italiani che ci ha accolto questa sera, con tutti voi, perché possiamo veramente trasmetterci parole che toccano il cuore e che quindi rimangono anche nel dolore sorgenti di speranza, perché è così la relazione che ci rinnova, che ci fa capaci di pensare al futuro impreziosendo anche tutta la nostra storia. Quasi sentivo oggi nelle conversazioni che ho avuto, quasi fosse sul cavo di una mano tutta la vicenda, anche questa dolorosissima, ma tenuta così, con il desiderio di imparare, il desiderio di comunicare, di arricchirci reciprocamente, è un grande dono che viene da Dio. Io ho l'opportunità di intervenire qui stasera perché il mio comune è il comune che ha pagato il prezzo più alto di caduti, 6 persone. Non ne sono orgoglioso, non ne sono felice, però questo è il prezzo della storia dell'emigrazione, questo è il prezzo che ha pagato la mia gente. Questa mattina, venendo, il vescovo ha creato un'atmosfera leggendo i nomi dei 17 caduti bellunesi, 17 famiglie, 17 storie, chi li ha conosciuti, 17 volti. Quando prima passavano le immagini in bianco e nero, abbiamo riconosciuto altri nostri concittadini che non ci sono più, che non sono morti, ma vedete, domani appoggeremo sull'altare un mazzo di fiori che ci è stato dato da una signora di Domegge che non ha conosciuto suo padre, perché lei è nata 2 mesi dopo Matmar.